Col sindaco di Mugnano, Luigi Sannadaro, ormai con Calvizzano Web è diventato quasi un appuntamento settimanale per le interviste. Bene, vabbè, oggi ci troviamo qua al Palla Raffaella per una manifestazione sulla legalità. Ecco, qualche parolina incominciamo a dirla su questa manifestazione, sindaco. Sì, sono sempre importanti giornate del genere, soprattutto organizzate con la presenza degli alunni e delle scuole. È fondamentale la loro presenza perché sulle nuove generazioni che dobbiamo fare un lavoro, come diceva anche bene egregiamente il nostro prefetto, Sua Eccellenza, che è stato qui presente stamattina, e come diceva anche l'onorevole Federico Cafiero De Rao, che insieme ad altri onorevoli, altri personaggi illustri, hanno onorato questa giornata, questo momento dedicato alla legalità e alla sicurezza. Sono stati presenti e veramente è stata una testimonianza sempre importante, ma è banale, le famiglie Nuvoletta e le famiglie Granata, che ovviamente diciamo sono i parenti di vittime illustri, purtroppo, di fatti di mafia. Proprio in questi giorni, neanche a farlo apposta, ecco, in qualche modo onoriamo nuovamente la memoria di Granata, perché stiamo, come città di Mugnano, abbiamo iniziato i lavori di riqualificazione di tutta via Raffaele Granata, importante arteria per la città di Marano, per Calvizzano, per Villaric, per raggiungere, ecco, più velocemente l'ospedale di Giugliano. Verrà ovviamente sistemata anche la parte della sicurezza con i dossi, e abbiamo iniziato anche i lavori in via San Giacomo. Sono strade di confine periferiche per la città di Mugnano, ma che hanno un valore che va al di là per tutta l'area nord e per perfetto, un altro esempio di legalità, insomma, anche lo stadio dedicato a Vallefuoco. Penso che sia quasi imminente, insomma, la conclusione della procedura di affidamento. Sì, noi intanto lo abbiamo riaperto, ecco, abbiamo avuto nel periodo di dicembre una piccola chiusura, ma siamo stati molto rapidi e diciamo in pochissimo tempo abbiamo riaperto lo stadio. Ospiterà anche quest'anno a giugno il mitico trofeo d'Alterio, trofeo internazionale, veramente importantissimo, e sì, siamo anche prossimi al grande affidamento pluriennale, ecco, che assicurerà anche dei maggiori investimenti su questo stadio e lo migliorerà sempre di più. Un'ultima domanda, insomma quasi d'obbligo, quanto riguarda la società mista, la gestione del servizio idrico, era proprio inevitabile? Sì, nel senso che praticamente noi siamo l'ultimo distretto praticamente che non aveva ancora fatto questo tipo di scelta. Siamo arrivati all'ultimo giorno, il giorno dopo praticamente ormai in maniera conclamata la regione si stava avviando a fare la gara per la privatizzazione. L'unica possibilità che avevamo ancora come comuni per mantenere un po' di controllo su un settore così strategico come quello della distribuzione del servizio idrico era proprio quello, ecco, di fare una società prevalente capitale pubblico, quindi 55% comune, 45% partner, che comunque potrebbe essere pubblico, e comunque mantenendo quindi in capo ai comuni quello che è il controllo, diciamo, di questo servizio. Ci auguriamo, ecco, che possa poi nella gara che farà la regione venire un partner industriale serio, organizzato, perché di problemi e di questioni da risolvere ce ne sono davvero tante in questo servizio. Che tempi richiede questa gara? Sarà una gara lunga, perché parliamo di una gara di evidenza europea, quindi si punta, diciamo, sì, chiaramente a far venire un partner da qualsiasi luogo, perché parliamo di una gara che andrà a servire circa 1 milione di abitanti. Se non dovesse andare deserta, insomma, ne riparleremo nel 2025. Sì, realisticamente sì.